Bentornati di Viene Divine sul mio canale. Oggi stesa vortice sulle energie incredibili che si sono potenziate proprio anche nella giornata di ieri con la luna nuova in Sagittario. Se abbiamo detto che Nettuno è passato in modo diretto nel segno dei pesci, quindi Nettuno è uno dei sovrani del segno dei pesci, ecco la luna nuova in Sagittario, che è appunto anche il governatore del Sagittario, quindi c'è proprio il senso di amplificazione di queste energie, di intuizione, di rivelazioni sconvolgenti, proprio perché, come dicevo, rafforzo proprio tutto quello che stavo dicendo nella lettura precedente. È qualcosa che arriva per sconvolgere completamente tutti gli schemi e aprire un varco di luce nella vostra comprensione, nella vostra consapevolezza. Quindi qua c'è proprio un'amplificazione, è un momento pazzescamente energetico dal punto di vista proprio della consapevolezza, del rompere i veli, squarciare i veli, si squarciano i veli della comprensione e si va completamente oltre. Quindi qualcuno vedrà crollare tutto, lo abbiamo detto, qualcun altro vedrà proprio un amplificarsi di una consapevolezza che probabilmente ha già raggiunto un livello alto. Quindi anche qui crolla tutto, potrebbe essere anche solo per chi è già avanti proprio nel suo lavoro interiore e nella vibrazione, ha già una vibrazione alta, potrà crollare tutto quello che è il passato. Quindi c'è anche proprio il senso del, non è solo in oddio crolla tutto e mi devo riassestare, ma è proprio un crolla tutto quello che è il passato. Dipende appunto dalla vibrazione in cui voi vi trovate, dalla frequenza in cui vi trovate, quindi tutto dipende da noi. Quindi non è qualcosa che arriva dal di fuori, arrivano dal di fuori delle energie che amplificano quelle che abbiamo dentro, quelle che nutriamo dentro, e anche a livello collettivo. Quindi se c'è stato un risveglio, c'è ancora, si sta avendo un risveglio generale, collettivo, a delle consapevolezze superiori, ecco, con queste energie c'è ancora di più il senso del risveglio, della rivelazione, rivelazioni sconvolgenti, si squarciano veli di comprensione e la luce filtra laddove c'era l'ombra. Quindi attenzione, che adesso io lo sto facendo un po' romanticizzando con le mie parole, in realtà è qualcosa che può essere anche bello tosto, proprio perché quando si deve aprire la consapevolezza a livelli superiori, chiaramente non è sempre così semplice. Ecco, sarà semplice, un po' più semplice per chi è appunto più avanti vibrazionalmente, quindi più alto, quindi non vedrà crollare delle cose per cui si deve riassestare, ma chiaramente sarà invece di salire un gradino ne salirà 10. Ecco, questo avviene con queste energie potentissime. Vediamo un po'. E allora chiediamo ovviamente agli angeli, in una stesa lui-lei, quindi non solo per Fiamme Gemelle, come dico sempre, come ho detto ultimamente, chiaramente tutto è anche proprio reale, sono relazioni reali, Fiamme Gemelle, Anime Gemelle e relazioni karmiche, ma siamo esortati da queste energie che non hanno confini a non avere più schemi, nel senso so in che cosa sono, so in che viaggio sono, ma mi apro allo stupore, mi faccio stupire dall'anima, non mi aspetto nulla, perché se io mi aspetto che, visto che sono fiamma, deve succedere questo, quest'altro, e non lo vedo, cado nella frustrazione. Quindi quello di nuovo è la fregatura delle etichette. Questo l'abbiamo detto chiaramente nella stesa passata, quindi se non l'avete ascoltata vi invito ad andare a riascoltarla. Qui, ecco, usciamo dalle etichette, sappiamo cosa siamo, benissimo, basta, facciamo fare la nostra anima, perché la nostra anima saprà stupirci. Io dico sempre, lo dico anche in tutte le stese individuali che faccio, lasciamoci sorprendere dalla fantasia dell'anima. Se noi mettiamo dei paletti con i nostri desideri, noi in realtà ci freghiamo da soli, perché l'anima è molto di più di quello che possiamo immaginare. E quindi che senso ha darsi dei paletti? Desidero questo, desidero l'altro, deve succedere questo, deve succedere l'altro. No, entriamo a contatto con l'anima e l'impossibile, le immense e sconfinate possibilità si manifesteranno nella nostra vita. E questo è proprio il momento in cui
Tutto questo avviene, le immense possibilità si aprono, porte immense che nemmeno possiamo immaginare. Ma se facciamo fare all'anima, se facciamo noi e diamo dei confini, chiaramente ci freghiamo da soli. Ok. Ok. Allora, mettiamo quelle intermedie, vediamo un po', usiamo questa, utilizziamo la stesa vortice per andare a focalizzare le energie. Vi ricordo che la stesa vortice l'ho creata io, quindi non è una cosa che probabilmente troverete in giro, ma è molto molto potente per focalizzare delle risposte precise. Quindi andiamo a focalizzare il punto, il centro di questa situazione, di questa energia potentissima che c'è in questo periodo e che apre le danze proprio in 2024, in cui Plutone rientrerà nell'acquario e lì veramente ci si apre veramente a situazioni fuori schema, come proprio dell'acquario di Urano. Ok, allora ne prendiamo una, ok, allora direi questa, ok. Allora, aspetta che qua ne stanno, ok, questa. Vediamo, questa qui. Ok, mi sono rimaste in mano queste, le prendiamo. E poi al centro mettiamo gli arcani, la porta tra i mondi. E vi ricordo che chi è appassionato di fantasy, di libri fantasy, storie di fiamme gemelle, chiaramente non è fantasia ma è ambientato in un libro fantasy, una saga, la saga Divise, che è La Porta tra i Mondi, è il primo capitolo, lo potete trovare su Amazon, Artemisia Birch. Allora qua, ok, e poi mettiamo queste al centro per tirare le somme. Perfetto. Chiaramente, come dico sempre, quello che viene manifestato corrisponde al livello, alla frequenza che noi nutriamo dentro. Quindi per qualcuno può essere qualcosa di assolutamente rivelazione, ma come dire, un passo, appunto, un salto, un balzo in avanti. Per qualcuno sarà sempre, ovviamente, tutto finalizzato a farci progredire, ma potrebbe, appunto, una rivelazione che può frantumare quelle che sono aspettative, schemi e diciamo situazioni di mente, ancora troppa mente. Qua c'è l'anima che deve irrompere nella mente, quindi qua c'è qualcosa che deve crollare se ancora è troppo, come dire, in cui la mente sta dominando, ecco, perché la mente assolutamente è meravigliosa, ma si deve asservire all'anima, quindi ci deve essere equilibrio, l'anima guida e la mente esegue, quello deve essere. Allora, vediamo un po', qua mi stanno dicendo che, caspita, qui c'è qualche cosa, qua ci sono fuochi che cominciano a divampare, perché c'è un nuovo inizio che comincia a flessibilizzare tutto, adattabilità. Qui c'è qualche cosa che deve essere guardato per poter creare un nuovo inizio. Come lo guardo? Andando a fare sempre il lavoro sulle emozioni che vi dico, il lavoro sulle emozioni è fondamentale, il lavoro sull'ascolto delle emozioni, la pulizia dell'energia, tagliare legna. Qua ci sta dicendo, se vogliamo andare a fare in modo che questi fuochi che vanno guardati possano diventare fuochi creatori dell'anima e non fuochi di ferite, e quindi creare un nuovo inizio, è necessario andare a tagliare legna, soprattutto qualcosa che ci parla di uno scarso valore di sé e di ricevere le briciole. Attenzione, tagliate tutto ciò che è sensazione di mancanza, limitatezza,
impotenza, quando uno dice io questa cosa non la posso fare, perché non la posso fare? Perché mi dicono gli altri che non si può fare, oppure non mi sento meritevole, non mi sento in grado di, scarso valore di sé. Allora, qua mi stanno dicendo per poter creare qualcosa di nuovo e per fare in modo che queste ferite, che sono questi fuochi, che ovviamente all'ottava bassa mi parla proprio di vibrazioni basse, sono ferite che vanno ormonizzate e quindi creare qualcosa di nuovo è necessario fare un lavoro. Però ecco, se queste ferite le trasmutiamo attraverso questo lavoro che io dico sempre di fare in fuochi creatori delle scintille creative proprio dell'anima, allora si comincia qualcosa di nuovo. Come si può fare? Chiaramente tagliando legna, lavorando tanto, tanto, tanto sulla vostra energia. Questo sia per le fiamme gemelle che per l'anima gemelle, per le relazioni karmiche. Tutto è finalizzato alla crescita di vibrazione, quindi a ripulire la nostra energia e ovviamente innalzarci verso la 5D. Tutte le relazioni, ovviamente, come dico sempre, come dico ultimamente, ma l'ho sempre detto, però, come ultimamente anche le energie del cielo ci dicono uscite dagli schemi, però ovviamente queste sono relazioni reali. È lo schema che bisogna fare attenzione a non farlo cristallizzare. Siamo in una situazione benissimo, però ecco, questo non sia una prigione, lo schema di sapere in quale relazione siamo non deve essere una prigione, ma deve essere un vantaggio. Quindi via gli schemi, però tutti devono lavorare su questo. Quindi anche le fiamme gemelle, tutte le relazioni, qua siamo pronti, siamo qui per progredire. Vediamo un po'. Ok, quindi quando vedete che c'è qualcosa che non vi piace nella vostra vita, che cosa è necessario fare? Qua mi stanno dicendo sacrificio. Che cosa significa sacrificio? Non è la solita significato che abbiamo, uno si deve sacrificare. Sacrificio vuol dire rendere sacro. Tutto quello che accade ha un suo significato di evoluzione, anche le cose che non ci piacciono. Offrite all'anima, offrite a Dio, all'universo. Come lo chiamate, offrite tutto quello che vi sta capitando, ascoltando la voce delle vostre emozioni, perché l'anima parla attraverso le emozioni e ci dicono quali sono i nostri blocchi, le nostre ferite, in base a ciò che viene innescato. Quindi tutto quello che accade ci aiuta a fare questo taglio di legna e appunto a innalzare qualcosa, cioè andare a innalzare la vibrazione ed entrare in una nuova situazione in cui è l'anima a guidare tutto e c'è un equilibrio, guardare le cose dall'alto. L'aquila ci parla proprio di vedere le cose dall'alto uscendo dagli schemi. Quindi qua c'è proprio un'esortazione incredibile a rendere ciò che è sofferenza, blocco, paura in situazione di creazione. L'anima crea attraverso l'energia che noi le permettiamo di creare, no? Gli permettiamo di divampare dentro di noi, ma prima va fatto un lavoro enorme. Quindi qua mi stanno dicendo e mi stanno confermando quello che io dico spesso: attenzione che tutto dipende da noi. Le situazioni che arrivano dal di fuori, anche le energie, quelle di cui vi parlo in questo momento, sono tutte delle situazioni che ci arrivano e noi dobbiamo lavorare in base a quella che è la vibrazione nostra. Quindi, se per qualcuno appunto ci saranno situazioni che saranno difficili perché dovranno vedere sgretolarsi delle situazioni importanti che erano però dei blocchi, ovviamente, però sempre lo sgretolarsi di queste situazioni richiede la capacità di lasciar andare. Quindi anche qui situazioni di lavoro interiore, di accoglienza, di pulizia, vedere che cosa è stato innescato, quali paure mi vengono fuori, ecco, per raggiungere un equilibrio che guarda dall'alto, un equilibrio alto. Vediamo un po'. Ok, qua sì, gli eventi parlano. Eh sì, esatto. E mi stanno dicendo che qui tutto quello che accade vi parlerà di qualche cosa che potrà essere o chiaramente un
richiederà un aggiustamento, richiederà una rigenerazione, richiederà anche un perdono. Attenzione, non delle, allora non perché uno debba perdonare se stesso, perché chissà cosa hai fatto, perdonare se stessi perché a volte siamo noi che ci giudichiamo. Entriamo nell'amore, il perdono è amore in realtà, è cancellare quelle che sono le dissidi, i conflitti, i rancori. Ecco, entrare nell'amore andando ad accogliere quello che accade, messaggero di terra, qua accade qualche cosa che richiede la nostra capacità di amare, amare o qualcosa che mostrerà a che livello siete e quindi vi porterà oltre. Per qualcuno non sarà sgretolarsi di un, come dicevo prima, di qualche cosa e sarà doloroso, sarà uno sgretolarsi del passato per passare direttamente a una nuova situazione di vita. Quindi c'è proprio il nostro, o qualcosa che richiede l'equilibrio attraverso l'amore, l'amore che andrà a manifestare la benedizione a cui siete destinati. Tutti siamo destinati a delle benedizioni, sta a noi accogliere quelli che sono gli eventi che ci devono portare, ovviamente con la nostra disponibilità, accoglienza, il nostro lavoro. Nulla succede da solo, dobbiamo essere noi a accoglierlo e manifestarlo, per appunto manifestare questa benedizione. E mi stanno dicendo perché qualcuno arriverà anche all'unione, un'unione, se siete fiamme, unione fisica. Attenzione che l'unione fisica è qualcosa di ovvio, chiaramente dobbiamo fare in modo che questa unione sia il più duratura possibile, e questo lo si fa appunto andando a stabilizzarci nell'unione interiore. Per qualcuno che non è fiamma, ci saranno degli incontri potentissimi dopo aver rilasciato a questi blocchi, queste paure, anime gemelle, situazioni karmiche. Qualcosa dovrà sgretolarsi, quindi ci saranno delle situazioni, anche delle relazioni che collassano perché bisogna, diciamo, accogliere il nuovo. Ma siete disposti a fare tutto questo lavoro? Perché è questo che dobbiamo fare noi, accogliere quelli che sono gli input che arrivano dal cielo. E quindi ci saranno incontri, situazioni di coppie che si consolidano, ritorni per le fiamme, unioni per le fiamme. Ecco, però tutto passa da questo. Se qualcuno ha già fatto tutto questo lavoro, chiaramente arriva all'unione. Se ancora non avete fatto questo, dovete vedere collassare tutte queste situazioni di dolore, di paura, di controllo, di schemi, per poter arrivare là. L'obiettivo è sempre quello, bisogna vedere quale strada ci viene proposta in base alla nostra frequenza. Eh sì, e qua mi stanno dicendo: guardate oltre con gli occhi della volpe, quelli che sanno guardare oltre quelle che sono le illusioni, per poter cominciare qualcosa di assolutamente nuovo. Le illusioni sono quelle che in questo momento crollano con Nettuno in moto diretto. Abbiamo detto Nettuno all'ottava bassa è illusione, confusione, eccetera, quindi per qualcuno sarà questo, cadere delle illusioni, per altri invece sarà proprio il passaggio ai mondi superiori. Infatti Nettuno l'ottava alta è il padre dei mondi superiori, padre non perché è maschio, ma perché nella mitologia era un dio. E quindi ecco, ci si apre tutti a situazioni nuove. Qualcuno farà più fatica, per qualcuno ci sarà più uno sgretolarsi di tante certezze per poi ripartire. Ovviamente dovete essere voi a fare il lavoro, non succede da solo, non mi stancherò mai di dirlo, però per altri invece il passaggio sarà un pochettino più semplice perché il lavoro grosso è già stato fatto. Vediamo un po'. Ok. E guardate un po'. Sì, qua c'è il portare a completezza qualcosa che richiede o ha richiesto, dipende appunto se avete già fatto il lavoro o no, una trasformazione totale, un morire e rinascere. Guardate un po' che senso ha proprio questa potenza della luna nuova in Sagittario che c'è stata ieri, che potenzia questo moto diretto di Nettuno. Crolla tutto, tutto viene trasformato, tutto deve essere portato a un livello superiore. Quindi tutti andremo ad accedere a livelli superiori, qualcuno farà più fatica, qualcuno meno, ma questo è proprio un dono che arriva dall'alto. Anche qua, come dire, tutto quello che arriva ha un suo significato, siamo noi a doverlo accogliere. E guardate qua, qua c'è qualche cosa, qua mi stanno dicendo che ci sono unioni sacre, quindi anche qui per le fiamme, anime gemelle, qua ci sono degli incontri sacri che, se sono stati bloccati per tanto tempo,
ora possono rinascere. Quindi, come vi dicevo prima, ci possono essere tanti ritorni, tante unioni, tante rivelazioni. Comincia una nuova fase in base alle rivelazioni sconvolgenti. A volte saranno veramente sconvolgenti, non per tutti, però veramente ci sarà come se proprio si spezzasse proprio questo velo d'ombra per poter far scaturire la luce, e lì si comincia, ognuno comincerà da dove si trova. E qua mi stanno dicendo: coraggio, lavorate sul vostri lati ombra, tutto viene e va, guardate, arrendetevi all'universo, quindi accogliete ciò che crolla, non attaccatevi a ciò che crolla, ma comprendete il messaggio per cui è crollato. Ecco, e l'universo ha un piano per voi, quindi fidatevi dell'universo, fidatevi della vostra anima, fidatevi di Dio, dell'universo, di tutto come lo chiamate, ma fidatevi, affidatevi, perché questo nuovo inizio sarà un nuovo inizio d'amore, d'amore, ma di quelli proprio, ovviamente, sempre più profondo di quello che abbiamo vissuto prima. Se siete fiamme, quindi c'è stato magari con la vostra fiamma separazione, incomprensioni, distacchi, ecco, c'è passare a un livello superiore. Se invece siete in situazioni karmiche, con anime gemelle, eccetera, ecco, probabilmente ci sono delle relazioni che avete vissuto e ora vi viene richiesto di vivere relazioni a un livello più alto e quindi più profondo. Si arriva al traguardo, un traguardo animico, guardatelo qua, il senso di Nettuno, della Luna nuova in Sagittario, e accedere ai mondi superiori e quindi fare un balzo verso questo traguardo alto vibrazionalmente. Quindi ecco, qui c'è proprio, come dire, andate a far collassare, far morire, accettate di far morire il passato, perché se non accettate di far morire il passato e quindi non accogliete questa situazione, questo input dal cielo, chiaramente questo nuovo inizio non ci potrà essere e rimarrete nella vostra frustrazione, nei vostri problemi, nella vostra sofferenza, nel vostro karma, nella vostra scarso valore di sé, nella vostra energia bassa, nelle vostre ferite che devono essere trasformate. Quindi questo è proprio il messaggio che oggi ci vogliono dare gli angeli, questa luna che ci parla proprio di quello che è il accedere ai mondi superiori. E qua guardate, qui c'è un'imperatrice, l'anima che, se è imperatrice, cosa fa? Crea unioni. Unioni, incontri, dichiarazioni, qualcosa di meraviglioso. Chiaramente, attenzione, per qualcuno ci sarà un prima che deve essere fatto, l'abbiamo visto qui, se non viene fatto tutto questo lavoro di pulizia dell'energia, chiaramente ci saranno delle cose che devono crollare prima di avere queste situazioni di unione, guardatelo anche qua. Per qualcuno invece ci sarà proprio uno scatto, come abbiamo detto. E qua, come stanno dicendo, guardate, le energie dell'universo si stanno proprio aprendo per voi. Quindi attenzione, che qui l'intervento divino è totalmente materico. Adesso arriva e crea messaggi con le cose che accadono. E qui c'è la conquista, quindi comincia qualcosa di nuovo. Attenzione, però, mi dicono, tanti saranno bloccati da situazioni di ferite, di tradimento. Quindi per qualcuno tutto questo sarà possibile dopo aver lavorato, guardate qui, sulle ferite, che sarà una ferita di tradimento. Quindi per qualcuno sarà qualcosa di difficile, però attenzione, non c'è punizione. Pensate sempre che tutto quello che arriva è perfetto, anche se non ci piace, anche se ci fa soffrire. Ecco, quello ci dicono gli angeli. Per qualcuno ci sarà qualcosa che viene fuori, che sgretolerà qualcosa, proprio perché c'è una ferita di tradimento. Lì bisogna andare a lavorarci, con il lavoro che dico sempre io costantemente di fare sulla propria energia. Quindi qua mi stanno dicendo, con i tarocchi, qua c'è un'energia della luna, quindi l'anima, che, creato l'equilibrio, porta qualcosa di magico, nuovi inizi magici, e quindi si sbloccano situazioni per poter goderne totalmente. Qua c'è proprio il superare situazioni karmiche. Qua c'è Saturno nei pesci, abbiamo detto che Saturno nei pesci materializza anche qui l'energia che creiamo, e quindi qua ci sono dei sogni che finalmente si realizzano proprio grazie anche a queste rivelazioni di Nettuno, della Luna nuova in Sagittario. Per qualcuno ci sarà proprio qualche sblocco. Lo sblocco può essere
essere, come dicevo prima, lo ripeto perché a volte mi sembra di ripetere tante volte, ma poi a volte mi dicono ma non ho capito bene. Ecco, per qualcuno questa materializzazione dei sogni avverrà attraverso uno sblocco, ma questo sblocco, per chi ancora è vibrazionalmente basso, potrà creare delle proprio dei veri e propri collassamenti di situazioni. Quindi può essere questo sblocco o difficile, molto difficile, oppure semplicemente uno sblocco di una situazione che porta alla manifestazione dei desideri. Tutto a fine. Guardate qua, c'è proprio il fondo mazzo, mi parla dell'eremita. Qua c'è la conclusione di un ciclo. Siamo proprio tutti qui. Per qualcuno le situazioni saranno più prolungate, più dolorose, per altri saranno più semplici, ma non perché sono più fortunati, ma perché questa situazione di energia e pulizia dell'energia è stato fatto prima. Chi non l'ha fatto prima sarà costretto a farlo perché crolla veramente tutto, le rivelazioni saranno sconvolgenti e saremo chiamati proprio ad agire di conseguenza. Allora, divine, io come sempre vi ringrazio dell'attenzione, un abbraccio e a presto!